Ragazzi, ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi parliamo di Inter-Atalanta, che la partita viene vinta dall'Inter 1-0. La partita l'Inter l'ha interpretata molto difensivamente, che poi l'ha portato nel secondo tempo il gol del vantaggio, e poi ci sono chiusi lì dietro, come hanno fatto con il Napoli, e questo hanno fatto sì che l'Inter si sia portata a casa tre punti fondamentali per la corsa a scudetto. E ovviamente io stavo lì a sperare che vinceva l'Inter. All'ultimo hanno sofferto, e anche tanto. Handanovic è stato anche decisivo. Mi è piaciuto molto Handanovic. Comunque avevo anche Skriniar contro al fantacalcio, però ha segnato. E poi domani arriverà anche il video del Fantacalcio. Però voglio massimo supporto su questo video, sotto questo video. Comunque parliamo del primo tempo equilibrato come tutta la partita, però l'Inter comunque ha giocato molto difensivamente, e Handanovic li ha salvati anche gran parte del merito anche di Handanovic, che hanno vinto questa partita. Skriniar, ragazzi, ma che, ha fatto veramente un bel gol, e l'Inter segna quasi sempre, fanno paura dai calci d'angolo. Ma voi dite, ma da dove non fanno paura? Quelli fanno paura da tutte le zone del campo, davvero, per davvero, perché veramente hanno una grandissima squadra. Però con i due attaccanti che stasera non erano in forma, perché lì Lukaku si è fatto recuperare da Romero, e lì se stava Lukaku in forma, lì penso che non si faceva recuperare da Romero e chiudeva la partita. Però l'Inter soffrendo se la porta a casa, soffrendo, ma l'Inter se continua così, lo scudetto è suo. Però ci stanno sempre delle speranze. Poi se fa il calo l'Inter, che io non lo so se lo fa il calo, ma io penso di no, perché lei non l'Inter non c'ha coppe, ha solo il campionato da pensare, quindi si mette lì subito a pensare la prossima partita. Gioca ogni settimana come fa anche il Napoli, perché ormai non abbiamo coppe. E comunque questa gara era più decisiva per l'Inter che per l'Atalanta, perché se l'Inter non faceva un risultato positivo in questa partita, era dura vincere lo scudetto. Invece ora è sempre dura, però si iniziano sempre, rimangono sempre a più 6. Però ricordiamoci, hanno vinto, ricordiamolo, hanno vinto contro la Dea, contro l'Atalanta, hanno vinto contro l'Atalanta, contro una squadra che, ricordiamoci, offre un calcio spettacolare. E quando gli attaccanti sono in giornata della Dea, ti fanno la differenza, però contro una difesa così organizzata come l'Inter non hanno potuto niente, anche quando è entrato Muriel, ma lì ha tirato anche Muriel un tiro da quando è entrato, però sul primo palo che è Handanovic lì. La para, grande prestazione di Handanovic, ma di tutta l'Inter, sacrificandosi in fase difensiva, però devono ringraziare anche Handanovic, ripeto,
in questi casi la sfortuna, cioè la fortuna le aiuta anche, però avere un gran portiere è qualcosa di grande in squadra, di superiore alle altre squadre, avere un grande portiere. Perché, ragazzi, sappiamo tutti che quando Handanovic è in giornata non ce n'è, non ce n'è. Sappiamo tutti i 2-3 colpi di testa, 2-3 parate in 50 secondi contro il Milan a Zlatan Ibrahimovic. Ha parato 2 colpi di testa spettacolari, che era quasi impossibile, ma Handanovic lì ci mette le mani. E le para, ma comunque Handanovic è sempre e sarà sempre comunque un gran portiere. Per me l'Inter tutto quest'anno e poi anche quell'altro anno ancora Handanovic può rimanere per me, perché Handanovic è un grande portiere e ti fa ancora dei miracoli, dei miracoli e dei salvataggi che in certe partite ti fanno, ti costano i 3 punti. E niente, ragazzi, vi devo finire qui. Spero che vi sia piaciuto. Lasciate tantissimi like, iscrivetevi al canale e attivate la campanellina. E niente, ciao ragazzi.